Buongiorno, oggi vediamo come poter gestire quello che è il modulo DOCFA presente all'interno di GCAD 2024. Allora, ci portiamo sul menu DOCFA e vediamo come è suddiviso in varie sezioni: sezioni cartiglio, modellazione e la possibilità quindi poi di generare quelli che sono i vari elementi di base che servono appunto per strutturare quello che fa il DOCFA. Allora, innanzitutto qui abbiamo già la nostra planimetria. Procediamo quindi innanzitutto ad creare quello che è il cartiglio di riferimento. Facciamo un cartiglio 1 a 100, oppure possiamo scegliere un altro cartiglio. Ad esempio, scegliamo il cartiglio 1 a 200, quindi da solo. Ok, andiamo al cartiglio A4 1 a 200 e in questo modo ci andiamo a selezionare il nostro planimetria e la andiamo a posizionare al centro del nostro cartiglio. A questo punto procediamo all'inserimento ad esempio del nord cartografico. Con nord cartografico possiamo andare a inserire il nostro nord, andando a inserire quello che è il punto di inserimento, la dimensione e l'orientamento del nord. Possiamo procedere anche eventualmente a togliere quello che è il testo A4 scala 900 o lasciarlo a seconda se vogliamo rimanere o no come informazione. Possiamo procedere alla verifica dei layer strutturati, quindi automaticamente infatti il modulo DOCFA permette di andare a dividere appunto in vari layer. Ad esempio il layer 0 era dove c'era la planimetria. Infatti se io vado a spegnere e accendere vediamo che si gestisce quello che è la planimetria. Poi abbiamo il DOCFA relativo al cartiglio e abbiamo appunto il DOCFA Nord. Possiamo procedere e continuare quindi a inserire dal menu DOCFA quelli che sono i modelli dei vari poligoni. Grazie al modulo DOCFA, infatti, io posso andare a scegliere le varie tipologie dei vani e andare quindi con lo snap sul vano e andare a inserire il mio poligono di riferimento. In questo caso, adesso io vado a compilare quello che è chiudi poligono, quindi vado a fare la chiusura e vado a generare il poligono. Eventualmente possiamo anche disegnarlo un pochino meglio, così andiamo a rispettare quelli che sono i riferimenti dei vertici. Ecco qui, chiusura e così via. Andiamo a compilare tutti i vari vani e le varie tipologie. Terminato quello che è poi l'inserimento di tutti i poligoni, che ovviamente devono essere chiusi, delimitati, posso esportare il mio cartiglio. Vado su Esporta per DOCFA e quindi il programma GCAD mi creerà un file DXF per il DOCFA chiuso, che può essere aperto solo esclusivamente con il DOCFA. Quindi mi crea DOCFA DXF, posso cambiare anche il nome, faccio salva, lo salviamo nei download e vado ad aprire il mio DOCFA. Vado, già ho caricato la mia pratica, vado su il foglio di inserimento della particella del mio appartamento, faccio modifica, scala 4 1 200, sfoglio e mi vado a richiamare. Andiamo a prenderci il nostro file DXF. Eccolo qui, DOCFA, apri e automaticamente vediamo avanti, termina e andiamo a poligoni, vediamo che mi ha generato in automatico già le categorie con i poligoni definiti, anche calcolando anche quella che è l'area, dichiarare l'area calcolata e validata.